Grazie, buongiorno a tutti e grazie dell'invito a partecipare a questa presentazione, cui io ci tenevo sicuramente tanto perché ho avuto l'onore, almeno Donata mi ha dato questo onore, di poter scrivere la prefazione di questo suo ultimissimo libro. Devo dire che il mio primo pensiero va a Donata, Donata con la quale io ho instaurato un'amicizia conoscendola proprio mentre frequentava lei la fiera, molto prima di me, ma io da addetto stampa, e con lei abbiamo instaurato subito un bellissimo rapporto di amicizia, al di là di quello che è un po' l'aspetto professionale. E lì ho conosciuto prima la persona, e ci terrei perché i valori delle persone, insomma, arrivano prima di quelli che sono i valori della professionalità in un determinato campo. E quindi in lei ho visto proprio la passione nel fare le cose. Penso che sia un valore che dobbiamo cercare di trasmettere anche ai nostri ragazzi o chi si avvicina al mondo del gelato, perché fare questo lavoro, che è un lavoro molto impegnativo dal punto di vista anche fisico, ha bisogno sicuramente di una grandissima dote di passione, quella che lei, secondo me, è sempre riuscita a trasmettere a tutte le persone che hanno frequentato i suoi corsi, perché al di là delle pubblicazioni, diciamo che Donata è riuscita a creare dei veri e propri gelatieri, ma gelatieri non i gelatieri di qualità, i gelatieri artigiani di qualità, perché anche su questo mondo, il mondo del gelato, è un mondo dove dobbiamo fare delle distinzioni. Perché ci sono dei gelatieri bravi, ma ci sono dei gelatieri preparati che presentano un gelato di qualità. Quello è, secondo me, il nostro marchio che dobbiamo esporre anche al di fuori dei propri confini, dei nostri confini. Donata ha portato il nostro gelato italiano nel mondo, in Giappone, ad esempio, dove ha aperto una serie di gelaterie, ma non solo, Germania, Austria, insomma, ha contatti un po' in tutto il mondo. Io mi ricordo un anno abbiamo assegnato il nostro premio Master Gelatieri, che diamo a dei gelatieri che hanno, diciamo così, portato il nome dell'Italia al di fuori dei nostri confini, valorizzando il prodotto gelato, ad una famiglia cilena, ti ricordi, Donata? Ed è stata un'emozione bellissima vedere queste persone che sono venute qui, sono venute a Longarone a ricevere questo premio, e quanto lei è riuscita a trasmettere a loro proprio come passione per questa arte, perché la gelateria io la considero veramente un'arte. Quindi per me è stato un grandissimo onore e devo dire che di tutte forse le pubblicazioni che ha fatto, questa è forse la più completa, perché racconta il gelato dalla un po' la sua storia, perché comunque il gelato ha una storia profondamente legata al nostro paese, e dalle nostre terre, in particolare Cadorine, Zoldane, sono partiti migliaia di gelatieri ad aprire gelaterie in tutto il mondo, e questo è innegabile, una parte di noi che resterà già dalla fine del secolo scorso, quindi devo dire, anzi dalla fine dell'Ottocento, perché ormai siamo già in un altro secolo, e quindi devo dire che noi ci sentiamo, le nostre terre sono terre di gelatieri e lei ne fa sicuramente parte. Quindi il primo grazie veramente a questa pubblicazione che, oltre a questa parte appunto storica, ci racconta il gelato attraverso tutta una serie di aspetti anche innovativi, che dopo nei contenuti entrerà direttamente lei. Io faccio solamente un'introduzione molto generale a quelle che sono un po' i contenuti di questo testo, che soprattutto è anche molto semplice e può essere non solo, secondo me, a questo testo non possono avvicinarsi solamente, diciamo così, i gelatieri, ma anche le persone comuni che possono preparare il gelato in casa o i semifreddi in casa o diverse cose. Questo è un qualcosa in più che secondo me lei sa dare. Dopodiché io ho avuto la fortuna di andare in alcune gelaterie con dei gelatieri artigiani che hanno frequentato i corsi di Donata e devo dire che la qualità di quel gelato è una qualità straordinaria. Se posso fare un nome, penso all'agrigelateria Laia, che è sul lago di Garda, dove io sono stato, e devo dire che ho visto un ambiente unico e straordinario. Lì si prepara proprio il gelato dalle materie prime fino a, diciamo così, al consumatore finale, e ti lascia anche un qualcosa in più rispetto a quello che è proprio il gusto del gelato. È proprio l'ambientazione che lei è riuscita a creare, perché queste sono anche sue qualità. Quindi io non posso che dire grazie a Donata. E lasciatemi questo passaggio legato alla Mostra Internazionale del Gelato di Longarone, a cui Donata ovviamente è affezionatissima,
è una manifestazione che ormai si svolge da 60 anni, quest'anno per il Covid per la prima volta nella sua storia non si è potuta svolgere, si è svolta, pensate, anche dopo il disastro del Vajont, quando fu spostata per 5 anni a Pieve di Cadore. Quest'anno il Covid ci ha impedito di organizzare la mostra del gelato. L'abbiamo trasformata in questo forum della gelateria, però il contatto umano, la possibilità di incontrarci, di fare, diciamo così, della MIG il salotto buono del gelato, qualcuno lo aveva così definito. Io direi la casa dei gelatieri, mi piace di più forse dire questo, perché proprio è un ambiente familiare, quello che siamo riusciti a creare in tantissimi anni di storia. Quest'anno non si è svolta, mi auguro che nel 2021 la possiamo rivedere in tutta la sua forza, in tutto il suo, ripeto, contatto umano, che rappresenta uno dei punti di forza di uno degli eventi più importanti a livello mondiale dedicato al gelato artigianale. È uno dei simboli del Made in Italy, il gelato, e quindi abbiamo tutti, secondo me, la capacità, la forza, il dovere di promuoverlo e valorizzarlo il più possibile anche in un momento difficile come questo. Quindi un grandissimo in bocca al lupo a Donata, alla Oepli che lo ha prodotto, e li ringrazio, che hanno visto giusto, secondo me, in questa iniziativa, e viva il gelato artigianale. Buongiorno a tutti, io mi chiamo Giulia Galimberti, lavoro per Oepli e sono l'editor che ha seguito il libro Il gelato di Donata Pancera. Permettetemi innanzitutto di presentare molto brevemente la nostra casa editrice, che l'anno scorso ha festeggiato un importante traguardo, i 150 anni. Era infatti il 1870 quando Ulrico Oepli, appena giunto a Milano dalla Svizzera, inaugurava una libreria in Galleria De Cristofori, molto vicino al Duomo, e poco dopo una casa editrice che seguisse e sostenesse la crescita culturale dell'appena unita Italia. Oepli ha da sempre accompagnato la crescita personale e professionale degli italiani. Nel corso dei decenni la casa editrice ha confermato e nutrito questa vocazione tecnico-professionale, in cui si inserisce perfettamente il libro di Donata Pancera, un manuale che illustra le tecniche di produzione e di lavorazione del gelato artigianale e che si rivolge sia ai gelatieri esperti sia ai giovani apprendisti. Nella prima parte, dopo una breve introduzione alla storia del gelato artigianale italiano, sono fornite le indicazioni sulla merceologia dei principali ingredienti. Segue poi la descrizione di tutte le principali tecniche di produzione del gelato e delle sue varianti, sorbetti e semifreddi. Il manuale contiene più di 120 ricette corredate da fotografie a colori e affiancate da numerosi riferimenti tecnologici e pratici che permettono al lettore di applicare le nozioni teoriche acquisite. In questo libro c'è tutta l'esperienza decennale di Donata Pancera, che ha concepito un metodo di lavoro i cui risultati si sono dimostrati eccellenti e che grazie a questo importantissimo manuale sono ora alla portata di tutti. La gestazione di questo libro, come Donata ben sa, è stata lunga, molto lunga, ma ne è valsa assolutamente la pena. Grazie a questo volume l'importante lavoro di formazione e di informazione di Donata ha visto la luce. E come dice Roberto Padrin al termine della sua prefazione al libro, Donata è in grado di dare alle nuove generazioni, oltre alla tecnica, anche tanto entusiasmo e passione verso il bellissimo mestiere del gelatiere. Quindi grazie Donata per questo libro. Grazie a Roberto Padrin, veramente, e anche a Giulia della Oepli per le belle parole che hanno detto nei riguardi miei anche di questo fantastico libro, che mi è costato un bel po' di lavoro. Ecco, quando la Oepli mi ha chiesto 2 anni fa di fare questo libro, devo dire che io non ho risposto subito, ci ho messo qualche mese, perché mi rendevo conto che avrei dovuto fare un libro molto completo, molto impegnativo, che raggruppasse tutta l'esperienza che avevo fatto io in una vita, diciamo, in giro per il mondo, ma anche i miei predecessori, ecco. E i miei predecessori chi sono stati? Io provengo da una famiglia della Val di Zoldo. Voi sapete tutti quanti che è la vallata del gelato, ecco, i miei nonni hanno iniziato alla fine dell'Ottocento, i miei nonni Nicolò e Caterina, alla fine dell'Ottocento a Vienna. Vienna era una città in grandissimo fermento, era la capitale dell'impero austro-ungarico
e i miei nonni ebbero lì due gelaterie bellissime che purtroppo dovettero lasciare dalla sera alla mattina nel 1915, quando l'Italia entrò in guerra, e se ne tornarono in Val di Zoldo con mio padre, che aveva già 8 anni. E quindi mio nonno se ne andò in guerra, purtroppo ebbe tantissime avventure incredibili, e poi la famiglia ricominciò la sua attività di gelateria a Grado. Nel Grado era diciamo il fior fiore del turismo europeo, e lì partirono con una fortunata gelateria che poi, quando l'ho diretta io nel 1970, aveva niente poco di meno che 600 posti a sedere. Ecco, da dove vengo io? Vengo dalla Val di Zoldo, benissimo, da quella vallata lì dal 1845 hanno cominciato a partire i primi gelatieri. Dove avevano imparato a fare questo gelato? Avevano imparato nella Repubblica Veneta ancora, e iniziarono una fortunata attività di gelateria che peraltro è stata anche coadiuvata, è stata incentivata, diciamo, dall'imperatore Francesco Giuseppe, perché Vienna era in combutta con Parigi e con Londra. E questi gelatieri partirono veramente a centinaia, in compagnie, eccetera, andarono non solo a Vienna, pensate che peraltro Vienna nel 1845 aveva 400.000 abitanti, e poi, quando allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, ne aveva addirittura 2 milioni e 200.000, quindi era una città di grandissimo fermento, ecco. Ma poi c'era anche Budapest, c'era Praga, c'era la Polonia, e andava giù, l'impero andava giù fino ai Balcani, ecco. E nell'impero austro-ungarico c'era tutto, perché c'era il sale di Salzburg, ci sono le miniere, no? Ecco, poi c'era naturalmente il latte, la panna, il ghiaccio, non mancava. E poi c'era anche il costosissimo zucchero. Pensate che lo zucchero, a partire dal 1807, ha cominciato a calare come prezzo, prima costava addirittura come l'argento, diciamo, perché dal 1807 ha cominciato ad essere fatto dalla barbabietola, da zucchero. Ecco, quindi nell'impero austro-ungarico c'era tutto, c'erano anche i limoni che venivano dalla Sicilia, c'erano anche le nocciole che arrivavano dal Piemonte, ovviamente. Quindi non mancava nulla, e soprattutto, cosa importantissima, c'era moltissima gente che aveva un elevato tenore di vita. Quindi i nostri gelatieri sono stati i primi che hanno cominciato a mettere le gelaterie sulla strada e a vendere gelato fuori dalle corti, per il popolo. Ecco. E, purtroppo, la dissoluzione dell'impero nel 1915 non solo vide scappare i miei, ma vide scappare, diciamo così, centinaia di gelatieri del Cadore e della Val di Zoldo. Dove sono andati questi gelatieri? Pochi sono ritornati poi in seguito, quando le vicende belliche sono finite, pochi sono tornati a Vienna, perché Vienna, diciamo, era una città distrutta, aveva messo il 10% di tassa sul gelato. Quindi moltissimi riempirono l'Italia, misero su gelaterie in tutta Italia, arrivarono fino al sud e fecero scuola, perché i loro dipendenti poi aprirono a loro volta varie gelaterie. Quindi fra le due guerre moltissimi Zoldani e Cadorini furono in Italia, e molti aprirono gelaterie in Germania, e da lì cominciò tutta l'epopea dei gelatieri in Germania. Ecco, il libro Il Gelato, il mio libro, ecco, che per 2 anni mi ha seguito, diciamo, parte proprio con la storia del gelato, e quindi anche documentata la storia della mia famiglia e dei miei gelatieri. Io che cosa ho fatto? Ma io mi sono preparata nelle aziende di famiglia. Mio padre fu un grosso imprenditore,
aprì oltre alla gelateria di Grado, che come dico siamo arrivati a 600 posti a sedere, diciamo, aprì anche delle gelaterie in Germania e poi dal 1964 anche due gelaterie, le due migliori gelaterie e pasticcerie a Udine. Io mi sono formata lì perché nelle nostre famiglie, quando avevi 14 anni e stavi sul banco, potevi cominciare a lavorare dietro il banco. Sono arrivata all'università, ho fatto l'università a Udine anche, però sempre lavorando, e questo è stato un grossissimo vantaggio per me. Ecco. Poi nel 1983, non lo so, l'Italia mi stava stretta, le mie sorelle erano cresciute, potevano occuparsi delle attività di mio padre, e io me ne sono andata prima a Londra, poi diciamo in Giappone, dove ho aperto 16 gelaterie con il mio nome, a Singapore, in Indonesia, negli Stati Uniti, ai Caraibi, in tutti i paesi europei. Ecco, ho affrontato tantissimi mercati come consulente in questo caso. Ecco, una cosa però, non sono mai andata a portare sempre lo stesso gelato. Quando sono andata in un paese diverso, ho voluto fare una ricerca di mercato, sapere quali erano i prodotti, cercare di usare il più possibile i prodotti locali, guardare la televisione, vedere le pubblicità e, diciamo così, costruire il gelato come se fosse un vestito su quel paese. Ecco, questa è stata un po' la chiave del mio successo, ecco. E sono stata anche molto fortunata perché per 7 anni, 3 mesi all'anno, ho diretto la scuola dei gelatieri italiani in Germania per conto della regione Veneto, e questo mi ha dato la possibilità di fare tantissime esperienze partendo dalle nostre ricette del passato e guardando poi ad un futuro e lavorando anche con dei collaboratori giovani, figli di gelatieri, ecco. Poi ho tenuto tantissimi corsi, veramente tanti, e quindi ho avuto input da tanti giovani e questo ha contribuito alla mia formazione di base, ecco. E io ho messo tutte queste cose, le ho messe in questo libro al quale sono molto affezionata. Già avevo scritto 9 libri, quindi non pochi, diciamo, che continuano a rimanere molto validi, perché soprattutto gli ultimi, quelli che ho scritto con la Hepli, sono dei prontuari molto ridotti. Questo libro, diciamo, completa un po' tutto quanto, perché ci ho messo dentro tutti i tipi di gelato, i gelati, diciamo, anche per vegani, vegetariani, i gelati fatti in vario modo, con i formaggi, con tutte le verdure possibili, gelati gastronomici, eccetera. Ecco, con un vocabolario estremamente semplice, perché questo è molto importante. Però io vi dico una cosa: se volete comprare questo libro, non compratelo se non avete idea di leggerlo tutto quanto, perché guardate, le ricette nascono da tutta la parte merceologica che bisogna conoscere. Quindi è fondamentale questo. Poi ecco, una cosa che io non voglio dimenticare, sono stata invitata 2 anni fa a fare uno studio molto serio sul gelato senza zuccheri aggiunti. Ecco, e ho voluto fare questo tipo di gelato, è venuto buonissimo e vorrei in futuro fare un altro filmato, che sarò molto felice se lo vorrete seguire, diciamo, dove parlerò proprio espressamente su questo gelato e magari ne farò ancora uno dove vi parlerò di quella che è una mia grande passione, i sorbetti e i gelati di frutta preparati in una maniera anche un po' diversa. Quindi vi aspetto in questa situazione. Ecco, io in sintesi su questo mio libro, che veramente è il mio ultimo figlio, diciamo così, vi dico, il mestiere del gelatiere non si improvvisa. Il mestiere del gelatiere bisogna studiarlo, verificarlo, fare le prove, teoria e pratica. A chi mi chiede come si può preparare il miglior gelato del mondo, ai miei corsi io dico, ci sono tante cose cui essere molto attenti. La prima, avere una ricetta ben calibrata e quindi saper calibrare bene la propria ricetta a seconda del risultato che si vuole avere.
sapere quali sono i migliori ingredienti, sempre tenendo conto il rapporto qualità-prezzo, tre, utilizzando un metodo di lavoro ergonomico, poco tempo, poco spazio, massimo risultato nel rispetto dell'igiene e della legislazione alimentare. Quattro, utilizzando l'attrezzatura più idonea per quel tipo di prodotto. E quinto, facendo molta attenzione in tutte le fasi del lavoro alle temperature, perché il gelato, la base, il minimo comune denominatore del gelato è la temperatura. 2 gradi in più, 2 gradi in meno possono portare il miglior gelato del mondo ad essere il peggior gelato del mondo, addirittura averlo sciolto. Ecco, questo libro risponde a tutte queste domande. Io voglio dire ancora una cosa. Ringrazio tantissimo Enrico Praflorani, il dottor Enrico Praflorani, che è il figlio di mia sorella, tecnologo alimentare, lavora per una grossissima azienda, diciamo così, è una persona molto preparata e ha corretto tutti i miei libri e anche questo mio libro. Ecco, vi ripeto, non badate solo alle ricette, ma abbiate il coraggio di leggere tutto il libro. Non vi annoierete e riuscirete veramente a uscire in maniera diversa. Vi aspetto ai prossimi video. Grazie.